Perché riciclare la plastica? Con 27 bottiglie di PET si fa una felpa in pile. Il 75% del materiale utilizzato per fabbricare una maglietta può essere dato da bottiglie di bevande gassate riciclate. Con 45 vaschette di plastica si fa una panchina. Con 2 vaschette di plastica si può avere lo stesso potere calorifico di circa 42 grammi di gas metano. Con 67 bottiglie dell'acqua si fa l'imbottitura di un piumino matrimoniale. Con 116 bottiglie di PET si fa una barca a vela. Con 11 flaconi del latte si fa un annaffiatoio. Se non usassimo packaging in plastica, la quantità di rifiuti di imballaggi crescerebbe più del 200%. C'era una volta sulle Alpi la carica dei 30.000, guidata da capi carismatici come il tenebroso Orso Bruno, il magnetico Lupo, lo spavaldo Gallo Cedrone e anche la seducente Pernice Bianca, tutti pronti a raccontare la loro storia, una storia di fuga dall'estinzione. Dunque una storia con un cast d'eccezione e 30.000 specie alpine, le nostre Alpi sono un vero e proprio tesoro di biodiversità. Quanta ricchezza noi abbiamo da difendere. Approfondiamo questo tema con la nostra ospite in studio, nei nostri studi di Roma, Isabella Pratesi, WWF Italia. Buonasera e grazie per essere con noi. Buonasera a tutti. Allora, insomma, questa è una storia speciale che ci riguarda da vicino perché le Alpi sono comunque un tesoro che collega l'Italia all'Europa, un tesoro davvero ricco. Quanto abbiamo da difendere noi? Abbiamo un'infinità, perché sono 1200 chilometri che abbracciano tutto il nostro confine con l'Europa e sono 1200 chilometri di boschi, di foreste, di acque, di sorgenti, ma soprattutto di animali meravigliosi che molte volte vivono soltanto là. Quindi dobbiamo veramente fare il possibile affinché questa biodiversità incredibile venga protetta e venga salvata dall'estinzione. Ma nessuno di noi vuol vivere in un'Italia che non ha più l'orso bruno sulle Alpi, che non ha i lupi, che non ha gli stambecchi, quindi è proprio un patrimonio di tutti e l'appello del WWF Italia è quello di dateci una mano a salvare una natura che è nostra, parte della nostra storia e deve essere anche il nostro futuro. Ecco, forse noi siamo troppo poco abituati ad osservare la natura, abbiamo perso un po' il contatto con la natura a furia di vivere anche nei centri città, a lavorare troppe ore durante il giorno, però siamo abituati ad ascoltare dei dati, quindi facciamoci aiutare dai dati proprio per capire quanta ricchezza c'è sulle Alpi. Per quanto riguarda la biodiversità, abbiamo detto 30.000 specie che si dividono in 15 specie di rettili, 21 specie di anfibi, circa 80 specie di pesci, 80 specie di mammiferi, 200 specie di uccelli nidificati e oltre 20.000 specie di invertebrati. Ecco, tutto questo racchiuso all'interno delle Alpi, ma quali sono le principali minacce, se ci sono delle minacce che stanno mettendo in difficoltà e diminuendo la biodiversità di questo nostro patrimonio? Isabella. Le Alpi sono purtroppo di tutte le catene montuose del nostro bellissimo pianeta quelle più minacciate. Sono state in secoli, millenni erose dall'uomo, mangiate, coperte di cemento e di asfalto. Quindi una delle grandi minacce è proprio l'espansione spesso aggressiva dell'uomo in questi territori incontaminati e meravigliosi. Tagliamo le foreste, inquiniamo le acque, consumiamo anche ghiacci perché fondamentalmente i cambiamenti climatici che noi abbiamo prodotto in questo meraviglioso pianeta stanno lentamente consumando i nostri millenari ghiacciai. Quindi fondamentalmente dobbiamo iniziare a pensare a uno sviluppo diverso, a una vita più armoniosa con la nostra, non soltanto con la natura delle Alpi, ma possiamo veramente dirlo con la natura del pianeta. Ecco, moltissime specie, ce ne sono alcune che sono a particolare rischio estinzione. Quali sono gli special guest di questo racconto? Beh, gli special guest sono tantissimi animali. Diciamo che abbiamo scelto quelli più rappresentativi perché sono più vicini alla vita dell'uomo e anche alla nostra storia. Abbiamo parlato dell'orso, abbiamo parlato del lupo, abbiamo parlato dell'aquila, dello stambecco meraviglioso e abitante delle Alpi. Tant'è vero che lo stambecco vive soltanto sulle nostre Alpi. Però dietro questi animali più carismatici c'è un mondo meno conosciuto, ma ugualmente affascinante, che è quello degli anfibi, quello dei piccoli roditori, come la
l'arvicola delle nevi. Pensate che l'arvicola delle nevi è un piccolo roditore che vive accanto ai ghiacciai e veramente soffre nel momento in cui questo ambiente va scomparendo. Abbiamo anche poi i galli, ci sono addirittura, non tutti sanno, i galli alpini, quindi il gallo forcello, il gallo cedrone, che sono dei veri e propri relitti glaciali, ovvero animali che sono sopravvissuti per migliaia di anni alle glaciazioni e oggi come oggi all'estinzione. Quindi questo per dire che è un mondo di animali meraviglioso, qui veramente dobbiamo dedicare energia, voglia per salvarli definitivamente dall'estinzione. Sì, anche perché questo paradiso è davvero molto vicino a noi, però qualcosa si può fare, soprattutto in questo periodo, ci stiamo avvicinando a Natale, guardate lo spot prima di tutto. A Natale adotta una specie in pericolo. Che cosa avete organizzato voi del WWF? Abbiamo organizzato un dono per tutti gli italiani, ovvero attraverso il nostro sito, ma anche chiamando il WWF, ci si può legare in un modo veramente speciale a qualcuno degli animali più importanti e più vicini anche al nostro sentire che vivono in Italia. In particolare il lupo, l'orso, il delfino, li possiamo adottare creando veramente un, posso proprio dirlo, un legame magico, ovvero si impara a conoscere quella specie, le si è più vicino nel corso degli anni e ci si sente e si sente di aver fatto qualcosa per aiutarla. Ma non sono soltanto specie italiane quelle che possiamo adottare attraverso il WWF, è importante dire che possiamo adottare animali unici e purtroppo anche loro molto minacciati come il gorilla africano oppure il leopardo, insomma vale la pena dare un'occhiata perché ci sono animali bellissimi, non soltanto si impara di più di quali sono le necessità, i problemi di queste specie e quello che sta facendo il WWF concretamente con l'aiuto di tutti per salvarli, però possiamo dire si impara ad amarli ancora di più perché si impara a capire quali sono le loro difficoltà, quali sono i grandi problemi che ogni giorno devono affrontare, dal bracconaggio, dalla scomparsa dell'habitat, dal fatto che purtroppo l'uomo in tutte le parti del pianeta è sempre più aggressivo. Ecco Isabella, per avere uno di quegli orsetti che tu tieni in mano cosa si deve fare? Si va sul sito del WWF e si adotta. Ecco, questo è il lupo, il bellissimo lupo alpino che sta tornando grazie all'aiuto del WWF sulle Alpi. Pensate che il lupo si era praticamente estinto. Grazie all'intervento del WWF e di tanti sostenitori, gradualmente il lupo sta tornando sulle Alpi, non soltanto sulle Alpi italiane, ma in Francia, in Svizzera. Questo per noi è un grandissimo successo, ma è un successo che va aiutato, perché se non li difendiamo, certamente, se non li proteggiamo dai bracconieri, rischiano veramente di estinguersi. E poi si possono mettere sotto l'albero anche questi graziosissimi peluche per ricordarci sempre il legame che noi abbiamo con la natura. Isabella, non abbiamo tantissimo tempo, qualche minuto, però voi avete dei preziosi consigli da darci a tutti noi per prepararci nella maniera giusta al Natale e soprattutto per fare in modo che il Natale sia sostenibile. Com'è che bisogna comportarsi? Un Natale più vicino alla natura. Iniziamo dall'albero di Natale, cerchiamo di non comprare l'ennesimo albero di allevamento che poi purtroppo finisce nei cassonetti delle nostre città, ma adottiamo uno degli alberi del nostro giardino o del nostro terrazzo. Poi pensiamo anche a quello che mangiamo, non cerchiamo prodotti esotici che spesso hanno un impatto grosso sulla biodiversità, come potrebbe essere il caviale o le aragoste, ma accontentiamoci di cibi più vicini a noi, più genuini e che difendono la natura. Un'altra cosa importante è il dono. Pensiamo a donare qualcosa che abbia fatto del bene, quindi tutti quelli che sono i doni ecosolidali, l'adozione di un animale è un dono bellissimo, perché non soltanto noi dobbiamo regalare, ma dobbiamo anche insegnare alle persone a cui vogliamo bene che possiamo far qualcosa per il nostro pianeta. Quindi è un dono che deve andare al di là di dell'oggetto materiale, ma deve dare un significato alla nostra esistenza. Ecco, questi, Isabella, sono alcuni dei consigli che fanno parte del vostro deck albero, 10 consigli utili che si possono trovare ovviamente sul vostro sito internet www.wwf.it. Vediamoli tutti velocemente, così non ce ne facciamo scappare neanche uno. Albero di Natale l'abbiamo capito, deve essere locale o uno artificiale di riciclo. Attenzione all'illuminazione, che sia a basso consumo. No a piatti, bicchieri e posate usa e getta, perché sono ovviamente dannosi per la natura, perché si creano troppi rifiuti. Niente foie gras, caviale o aragoste. Più prodotti locali e di stagione, meno
carne, fare delle vacanze responsabili che ci avvicinino per l'appunto alla natura, niente specie esotiche, questo come regalo, non bisogna comprare specie esotiche, fare shopping in bicicletta utilizzando mezzi pubblici, regalare sì elettrodomestici ma solo se efficienti dal punto di vista energetico e sempre sì a prodotti biologici perché sono ovviamente più ecosostenibili. Io intanto ti ringrazio Isabella Pratesi per essere stata con noi e ti faccio tantissimi auguri di Buon Natale a te e a tutto il WWF. Grazie come sempre per essere con noi. Grazie mille, grazie a tutti voi. Per ogni informazione di cui abbiate bisogno basta come sempre scrivere una mail all'indirizzo meteo@class.it. Vi risponderemo prontamente. Torniamo subito a parlare di meteorologia, saranno ore particolari, le prossime soprattutto al centro-nord perché è in arrivo tanta neve. Poi cosa succederà nel weekend? Chiediamolo subito al nostro meteorologo Davide Dalla Libera, a te. Bene, continuerà a nevicare, cadrà abbondantemente la neve soltanto però sull'arco alpino nella giornata di sabato mentre pioverà in pianura, ma molte nuvole e molte piogge nella giornata di sabato bagneranno ancora una volta gran parte della nostra penisola. Tuttavia, come già annunciato, il freddo allenterà la propria mossa per l'arrivo di aria molto più umida ma anche più mite proveniente dall'oceano, che quindi causerà un sensibile rialzo delle temperature soprattutto al centro-sud, rialzo delle temperature soprattutto sui valori minimi anche però sulle regioni settentrionali dove, come detto, la neve si trasformerà in pioggia, nevicherà però in modo abbondante sull'arco alpino con quota neve però in rialzo sensibile anche soprattutto sui versanti prealpine dove nevicherà soltanto oltre i 1500 metri di quota. Eccola qua la previsione per sabato, molte nuvole e piogge su tutte le regioni centro-settentrionali e poi anche al sud arriverà la perturbazione tra il tardo pomeriggio e la sera, salve soltanto le due isole maggiori con molte nuvole, ma qui il peggioramento arriverà nella notte. Eccola qua, difatti poi la giornata di domenica, ultimi piovaschi sulle regioni meridionali, ma poi migliora già a partire dal pomeriggio, miglioramento invece altrove, soprattutto al nord con ampi squarci di cielo sereno. E guardate le temperature, difficilmente si scenderà al di sotto dei 3-4 gradi al di sopra dello zero in pianura padana, quindi non ci saranno più le gelate, le temperature massime raggiungeranno gli 8-10 gradi. Dunque in arrivo tanta neve al nord, anche in pianura c'è qualche fotografo che ha guardato la neve molto da vicino, si chiama Andrew Subskait, guardate. Bellissimo spettacolo, lo ritrovate anche sul nostro sito internet classmeteo.com che dovete visitare tutte le volte che avete bisogno di previsioni del tempo e soprattutto adesso che è in arrivo la neve con basse temperature e c'è allerta sulle strade, quindi continuate a rimanere aggiornati con noi e se avete bisogno, avete qualche dubbio, scriveteci una mail all'indirizzo meteo@class.it. Tutte le puntate di Prometeo le trovate sull'archivio del video center di classmeteo.com, in questo modo se vi siete persi una puntata la potrete vedere comodamente anche davanti al vostro PC. A me non resta che darvi appuntamento a domani, solita ora 17:10 con Prometeo per parlare di tutto ciò che riguarda il nostro pianeta. Nel frattempo io vi auguro una buonissima serata con la programmazione di Class TV e MSNBC. Noi ci vediamo domani. Apocalypse Now? Clima, ambiente e cataclismi, possiamo salvare il mondo? Con l'uscita del suo nuovo libro, Luca Lombroso risponde ora. Tutti i dettagli, domani con Prometeo.